Acho que a vida de um jogador de futebol é curta. When you're in the football world, it's almost like a bubble. It happens so quickly and all of a sudden it could end. Io personalmente ho vissuto gli anni di fallimento di due società calcistiche della Serie B dove ho militato nello stesso anno, quindi so cosa significa passare anni senza stipendi, senza le strutture per potersi allenare. Sì, ovviamente che c'è una lacrima che passa in questa cosa e che il giocatore non può cobrare quando fa un suo lavoro, igual che qualsiasi persona. Io giuro che nunca necessiterei del sindicato dos jogadores, ma compreendo e noi jogadores também apoiamos essa situação deles. Penso che sia così importante people have another option, they have people to turn to and be able to talk about things, and it could be anything. It could be getting a job after, it could be going into management, it might not be getting paid on time. There's so many things that could happen. Da parte nostra, che abbiamo la fortuna di giocare in grandi squadre, di far parte della nazionale, quello è il nostro obiettivo, aiutare chi è meno fortunato sotto questo punto di vista. Muitos deles fazem também carreiras curtas, ou por lesões, ou por falta de oportunidades, ou terem um período curto na primeira liga. Por isso eu vejo uma situação má, entre aspas, mas que faz parte. Por isso, como disse anteriormente, acho que o sindicato faz um excelente trabalho. A nascita di queste associazioni sono anche un'ancora di salvataggio per tanti giocatori che si trovano in difficoltà, soprattutto nelle serie minori. E acho che è una forma buona che il sindicato fa per poter aiutare questi giocatori che, di una certa forma, non tiveram aquilo che eles idealizzavano. It's very important for all players, the top players, the players who are on the fringes of making it. You know, like I said earlier, you never know what could happen in football, so you have to be prepared for everything.